Ci sono pochi momenti euforici come quando arriva l'automobile nuova in concessionaria. È arrivato il momento del ritiro dopo tanti mesi passati ad aspettarla, ad attenderla. Allora, per l'euforia ci si potrebbe dimenticare di fare alcune domande fondamentali per godersi al meglio l'automobile nuova. Queste sono le 5 cose da chiedere quando ritiri l'auto. Uno degli aspetti fondamentali ormai sulle auto moderne è come utilizzare il telefono in auto. Uno dei metodi principali è il Bluetooth. Il Bluetooth è utile e soprattutto aumenta la sicurezza in marcia. Fatevi dare una mano se non siete sicuri con la tecnologia, se non vi sentite molto pratici, perché tutti i sistemi di infotainment, quindi il navigatore delle automobili, sono diversi. Quindi possono esserci dei passaggi in più da fare. Controllare il cellulare, controllare il sistema, insomma, dei passaggi che, ripeto, se non siete sicuri con la tecnologia, possono aiutarvi. Apple CarPlay è già inserito all'interno del cellulare, Android Auto richiede il download dell'applicazione, quindi anche in questo caso fatevi dare una mano. Speriamo non capiti mai, ma se nello sfortunato caso doveste bucare una gomma, meglio sapere come utilizzare gli strumenti a bordo. C'è il kit di gonfiaggio oppure c'è la ruota di scorta? Chiedete al concessionario quale strumento è disponibile a bordo e come utilizzarlo. Nel caso del kit di foratura, ad esempio, come si utilizza, come si può applicare la riparazione sulla gomma, oppure nel caso della presenza della gomma di scorta, dove posizionare il crick, perché questa è un'informazione fondamentale per evitare danni all'auto e soprattutto per effettuare la riparazione e la sostituzione della gomma forata in sicurezza. Lo so, appena ritirata l'automobile già devo pensare al primo tagliando. Beh, in effetti sembra strano, ma è così. E non c'è soltanto il primo tagliando, sia quello della manutenzione programmata, ma in pochi sanno che bisogna recarsi in concessionaria dopo poche migliaia di chilometri per vedere che dopo il primo periodo di rodaggio l'automobile sia in buone condizioni. Quindi chiedete al vostro concessionario quando dovete tornare per fare un primo controllo e in questo caso in futuro eviterete di avere brutte sorprese. In pochi sanno che dietro questi grandi stemmi, sempre più spesso utilizzati dalle case auto sui nuovi modelli, si nascondono dei radar utili per far funzionare gli assistenti alla guida, come ad esempio la frenata automatica oppure il mantenitore di corsia o ancora il cruise control adattivo. In fase di ritiro chiedete ad esempio al venditore come entrano in gioco tutti questi dispositivi, a che velocità si attiva la frenata automatica oppure come posso gestire il cruise control adattivo. Tutte queste informazioni sono utili per usare al meglio degli strumenti per la vostra sicurezza e per il vostro comfort. Le auto anche in questo campo hanno fatto passi da gigante, i comandi vocali stanno diventando sempre più intuitivi, ma alcuni sistemi utilizzano ancora tante frasi preimpostate che non è facilissimo, non è intuitivo identificare all'inizio. Certo, con la pratica la cosa migliora, ma all'inizio, per utilizzarlo al meglio da subito, conviene farsi dare una mano dal venditore. Attenzione poi che alcuni comandi vocali vanno attivati, come nel caso di questa Volkswagen Polo, bisogna farsi aiutare dal proprio consulente alle vendite, quindi se non l'avete ancora fatto chiedete al rivenditore di darvi una mano in questo senso. Come sempre, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace e iscrivetevi al nostro canale YouTube. Se non l'avete ancora fatto, poi potete condividere questo video con i vostri amici che magari stanno per ritirare l'auto nuova. Mi raccomando, seguiteci su DriveGame.